Relatività generale. Ci chiediamo come, quando e perché è nata la relatività generale, cosa ci dice e dove ci conduce. Mi sembra che siano tre domande abbastanza normali, lecite. Come è nata? Poi vi spiego bene tutte queste fasi. Come generalizzazione della relatività ristretta. Quando? Quando Einstein ha finito di mettere a posto la relatività ristretta. Non è che non abbia più niente da fare e allora si è inventato la relatività generale. Se l'ha inventata perché? Perché la gravità è incompatibile con la relatività generale. Allora, mi spiego meglio. Accidenti agli orbi. Ok. Quando? Circa nel 1907, ok? Generalizzazione della relatività ristretta. Cosa vuol dire? Come sapete, tutti i fisici amano generalizzare i concetti. Quindi si trova, si cerca, si verifica una teoria fisica che spiega, per esempio, quattro fenomeni. Dopo un po', e io ne voglio spiegare cinque, quindi generalizziamo questa teoria in modo che dia delle spiegazioni a un altro fenomeno. E così via. Si cerca sempre di spiegare il maggior numero di fenomeni che è possibile. E Einstein per primo era di quest'idea. Gravità e relatività ristretta erano incompatibili, quindi c'era qualcosa che non andava. In più, nella relatività ristretta, se vi ricordate, si parlava dei sistemi di riferimento inerziali, quindi sistemi di riferimento che non hanno nessuna accelerazione. Treno, locomotiva che cammina, banchina della stazione, o metto nel treno che dà un calcio al pallone, per esempio. Vedere che velocità c'ha il pallone rispetto al treno e rispetto alla banchina. Queste erano le regole che permettevano di passare da un sistema di riferimento, il treno, a un altro sistema di riferimento che era per terra, la banchina. Ok? Va bene, le velocità si sommavano, eccetera, però le difficoltà venivano dopo a velocità elevate, come avevamo visto un po' di tempo fa, no? Nella relatività ristretta. Se le velocità erano confrontabili con quelle della luce, allora c'era qualcosa che non andava. Bene, Einstein ha messo a posto queste robe qui, verso il 1907, era abbastanza chiaro, e una particolarità, la relatività ristretta non è opera, cioè è opera di Einstein, sì, d'accordo, però c'era già un po' nell'aria, ok? C'era un po' odore di delle regole nuove che dovevano spiegare dei fenomeni di alta velocità. Alta velocità intendo dai 250.000 km al secondo in su. E invece la relatività generale no, è tutta un'altra cosa. È una cosa molto più profonda, è una bellissima e fantastica teoria fisica, di una bellezza eccezionale, di una logica eccezionale fatta da un uomo eccezionale. È una delle più belle teorie che ci sono. La meccanica, la fisica, le cose non esistono da tanti anni, sono poche centinaia di anni, dai tempi di Newton che esiste la meccanica. E Newton ha inventato certe cose. Per esempio ha inventato la gravità. E ha inventato la forza, che agisce fra due masse. Dice, due masse si attirano con una certa forza che dipende dalle singole masse, dal quadrato, dalla distanza,
poi c'è una costante, però va bene lo stesso. Però è incompatibile con la relatività ristretta. Perché? Se osservate questo disegno qua, il supponiamo che, non so, A sia il Sole, ok? E B un pianeta, ok? La forza che c'è fra il Sole e un pianeta, una forza di attrazione tra Sole e pianeta, spiega molto bene cosa succede. Perché, difatti, con quella formula lì sono andati sulla Luna e sono andati le sonde su Marte, eccetera, no? Però c'è un difetto. Supponiamo che da B1 si sposti in B2, ok? Allora, in B1 va bene, c'è una certa forza di attrazione tra Sole e pianeta. B1 si sposta e raggiunge B2. Allora, prima che il Sole si accorga che il pianeta ha raggiunto la posizione B2 e senta la forza di attrazione, eccetera, eccetera, non è istantaneo. Quanto ci mette? Ci mette 8 minuti, perché la luce dal Sole al pianeta, se fosse la Terra, ci mette 8 minuti. Quindi Newton ha supposto che la forza si senta istantaneamente fra Sole e pianeta, fra Sole e Plutone. E questo è contrario al principio, ai principi di relatività ristretta. Cioè, la velocità sarebbe infinita. Invece sappiamo benissimo che nessun segnale può essere, può avere una velocità superiore a quella della luce. Newton probabilmente supponeva qualcosa. Difatti, dalla natura della forza non nomina niente. Dice che due masse si attirano in quel modo lì con una legge inverso del quadrato della distanza. Solo quello e basta. Probabilmente pensava che ci fosse qualcosa che gli sfuggisse. Difatti, diceva nei principi, dice ogni pianeta percorre un'ellisse, però ad ogni giro dell'ellisse non fa lo stesso ellisse. Cioè, l'ellisse non è fisso, ok? Il pianeta percorre un'ellisse, però l'ellisse successiva non coincide col primo. E dice, testuali parole, non so se si potrà calcolare questa piccola differenza, però Newton era sicuro che c'era. E era sicuro delle enormi difficoltà che comportava. Probabilmente pensava all'influenza degli altri pianeti, però c'entra anche che la forza di interazione fra le masse non si propaga istantaneamente. E allora pensiamo un po' che cos'è la gravità, la gravitazione, la forza di gravità. Oltre a questa difficoltà ci sono anche altre difficoltà, perché le interazioni di gravitazionali sono le più deboli che ci siano. E qui io ci ho messo una tabellina che per confronto, no? Con gli altri tipi. I fisici le chiamano interazioni, in realtà sono le forze, no? Forze elettromagnetiche, forze deboli, gravitazionali, forze forti. Allora, le forze forti sono quelle che tengono insieme i protoni, protoni con neutroni e neutroni con neutroni dentro il nucleo dell'atomo. I neutroni hanno carica positiva perché stanno uniti. Evidentemente c'è qualche forza superiore a quella elettrica che li tiene uniti, se no si respingerebbero. Assumendo che queste interazioni, che queste forze forti abbiano intensità 1, unità di misura arbitraria, è così, quelle elettromagnetiche sono 100 volte minori, quelle deboli, no, sono queste qui, sono 10 alla meno 13, cioè 13 ordini di grandezza inferiore, e quelle gravitazionali 10 alla meno 39, quindi ci sono 39 zeri di differenza. Quindi è già difficile studiare le cose gravitazionali. Ancora queste qui sono debolissime,
quindi in confronto delle altre non si sentono nemmeno. Qui ci ho messo range, che vuol dire il raggio di influenza in italiano. Quelle elettromagnetiche, quelle elettriche, come volete, e le gravitazionali si sentono a qualsiasi distanza e diminuiscono col quadrato dalla distanza. Le altre invece sono a distanza molto breve, no? Brevissima. Allora studiamo la gravitazione, visto che è la più difficile, è la meno conosciuta, è la più debole. Studiamo la gravitazione. Partiamo da un fatto, da Newton. Okay? Quelle formulacce che vi ho scritto sono le ultime che ho scritto, poi basta, poi non ne ho più scritto. La forza di attrazione di due masse è proporzionale alle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Il campo gravitazionale ha una particolarità che gli altri campi non hanno, che qualsiasi massa di prova lasciata libera, cioè una pietra, se io la faccio cadere, cade con una certa accelerazione, che è quella lì, 981, ed è costante per la Terra. Se io prendo una piuma, la lascio cadere, è lo stesso, l'accelerazione è la stessa. Quindi, che sia una piuma, che sia una pietra, che sia un pezzo di piombo, tutti questi corpi cadono nello stesso modo, a parte la resistenza dell'aria, perché evidentemente la piuma fa così perché c'è l'aria. Se si mettono in un tubo a vuoto, cadono perfettamente allo stesso modo. Questo è importante perché è una delle poche cose che sappiamo quasi per certo. Quasi per certo, ho detto quasi perché tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione, non ve lo dimostro perché l'ho dimostrato in un appendice, no? Quelle cose un po' più di matematica le ho messe nell'appendice, così uno se vuole se le legge, se non vuole non se le legge. Il fatto che tutti i corpi cadano con la stessa accelerazione vuol dire che la massa inerziale è uguale alla massa gravitazionale. Sopra ci ho messo legge di inerzia e legge di gravitazione. La legge di gravitazione l'abbiamo già vista. Due masse si attirano con una certa forza, che dipende dalle masse. Dipende dalla massa, però la massa di tutti e due i corpi, no? Invece la legge di inerzia cosa dice? Che se io do un calcio a una pallina da ping pong così, oppure do un calcio a un pallone di cuoio spessissimo, grosso così, questi due corpi hanno un'accelerazione diversa, no? Cioè l'inerzia che il corpo oppone ad ogni variazione della sua velocità. Ok? Sono chiaro o no? Sì, sì. Dipende dalla massa, però i concetti sono totalmente diversi. Una massa si riferisce all'inerzia che il corpo oppone a una forza. L'altra massa si riferisce alla forza di attrazione di gravità, ok? Per combinazione, non so perché, se lo sapessi non sarei qua, la massa inerziale e la massa gravitazionale sono uguali. C'è forse chi suppone che siano leggermente diverse, però per adesso sono uguali. L'hanno verificato Galileo con i semplici piani inclinati, eccetera, abbastanza primitivo come misura. L'ha verificato Newton con più finezze, usando i pendoli di varie sostanze, e quello c'aveva già l'approssimazione dell'1 per 1000. L'ha usato, l'ha verificato il barone ungherese Eötvös,
con i pendoli di torsione e ha raggiunto 10 alla meno 9 vuol dire una parte su 10 seguito da 9 zeri, ok? Quindi abbastanza molto più preciso di Newton. L'ha verificato Robert Dicke, che è degli Stati Uniti, più recentemente è arrivato a 12, quindi una parte su 10 alla 12. Usando cosa? Usando anche i riflettori laser che hanno messo sulla Luna i primi astronauti. Ok? E quindi si può dire che questo principio qui di equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale, insomma, per adesso è abbastanza ben verificato. Adesso saltiamo apparentemente di palo in frasca e vediamo, se noi abbiamo un laboratorio, no? Dove facciamo le nostre misure, eccetera, eccetera. Allora, a sinistra nello spazio libero, ok? Difatti ho disegnato, lo metto così in piedi perché, cioè in piedi, in qualsiasi posizione senza peso, no? E abbiamo lo stesso laboratorio qui sulla Terra in caduta libera, che va giù, fino a quando non fa crack e non si ammazzano tutti quanti, i due sistemi sono perfettamente uguali. Perché se non ci sono finestre che lo metto non può vedere fuori cosa succede, eccetera, non ci sarà mai nessuna esperienza che fa che gli permette di distinguere il caso A dal caso B. Quindi non si può distinguere nello spazio libero o in caduta libera in un campo gravitazionale. Sono perfettamente uguali. Supponiamo adesso che ci siano sempre il nostro laboratorio sulla Terra, qui. Ok? Il caso C. Gli oggetti hanno un certo peso, eccetera, una certa accelerazione verso il basso. Se li molliamo cadono per terra, come capita a tutti noi, no? E nel nostro laboratorio diciamo sì, c'è, cadono per terra, basta. Noi sentiamo il nostro peso sulle gambe, eccetera. Caso D. Il nostro laboratorio nello spazio a bordo di un razzo che ha i motori accesi, quindi un moto accelerato. Beh, moto accelerato, allora diciamo sì, sono per terra, sento il peso, prendo l'orologio, lo mollo per terra, si rompe, cade, è uguale. Allora, non c'è nessuna esperienza che possiamo fare a patto di avere le finestre chiuse, che non vediamo l'esterno, Non c'è nessuna esperienza che noi possiamo fare che ci permetta di distinguere il caso C dal caso D. Ok? Questo qui è fondamentale, perché porta al principio di equivalenza, che un sistema di riferimento che si trova in un campo gravitazionale è perfettamente equivalente a un sistema di riferimento in moto accelerato. La relatività ristretta cosa faceva? Studiava sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme, senza accelerazione. Qualcuno che era amante di generalizzare le cose diceva, ma perché non generalizziamo e facciamo tutte le regole per trovare sistemi di riferimento non inerziali, cioè tutti i fenomeni fisici devono valere sempre, no? E qui cosa vediamo? Vediamo il legame che c'è fra gravitazione e inerzia. Questi sono i passi che ha fatto Einstein per formulare tutta questa bellissima teoria.
E quindi cosa succede? Succede che la gravità e l'accelerazione sono le stesse. Detto, se sono le stesse, allora per studiare i sistemi accelerati si può studiare la gravità, per studiare la gravità si può studiare i sistemi accelerati. Ok? E allora cominciamo a generalizzare molto di più che la relatività ristretta. Ce l'ho scritto qui. Allora, studio in uniforme rettilineo. Allora, dallo studio dei sistemi di riferimento in moto accelerato porta allo studio della gravità. Ok? Però la gravità è una cosa più difficile che c'è per i motivi che vi ho spiegato prima. Per questo e poi perché è la più debole forza che esiste. Nonostante che sia la più debole forza che esiste in natura, è quella che regola tutti i moti delle galassie dell'universo, tutte le più grandi ammassi di galassie, eccetera. E allora le teorie della gravitazione, vediamo un po' cosa sono, che in realtà la relatività generale è una teoria della gravità. Allora, la prima teoria che è stata formulata è quella di Aristotele. Oh, mi sono dimenticato di metterci avanti Cristo, però penso che sia anche sottinteso, no? È che Aristotele diceva che tutti i corpi cadono perché il basso è il loro luogo naturale. Non poteva dire altro perché non aveva nient'altro a mano, e insomma, si era limitato a quello, la prima idea della gravità. La seconda è di Newton. Una teoria bellissima anche la sua, perché Newton se ne capiva. E Newton cosa ha fatto? Per spiegare la gravità si è inventato la forza. Perché nessuno è andato a toccare la forza. Dov'è? Cos'è? È un qualcosa che i corpi si attirano. Ma perché? Boh. Quanto? Ma? Da dove nasce? Chi lo sa? Ok? E Newton ha detto, vabbè, c'è questa forza che attira tutti i corpi dotati di massa, si attirano, basta, non ha detto perché, basta. Poi più recentemente, qui mi sono dimenticato di mettercela, Maxwell aveva riunito elettricità e magnetismo sotto il nome di elettromagnetismo. Anche questa è una teoria bellissima di riunione di due concetti completamente diversi, la calamita e le cose elettriche. Ha detto in realtà sono la stessa cosa, e gli è venuto in mente dire, ma siccome le leggi elettriche dipendono, la legge di Coulomb, dipende dall'inverso del quadrato della distanza. La gravità dipende dall'inverso del quadrato della distanza. Proviamo un po' se le mie equazioni vanno bene. E visto che le forze di gravità sono sempre attrattive, le forze elettriche possono essere repulsive o attrattive, Maxwell ha detto proviamo a cambiare segno a qualcosa. Ha provato, niente, non... ci ha rinunciato subito, non va bene, lasciamo stare, eccetera. Terza teoria del Nordstrom di Helsinki. E ha provato a fare una teoria della gravità e in effetti, vabbè, l'ha fatta matematicamente coerente, giusto, eccetera, però c'aveva alcuni difetti. Non valeva per masse, cioè valeva solo per masse diverse da zero, cioè non valeva per i fotoni, per la luce, eccetera. E aveva previsto il moto del perielio di Mercurio, però in senso a rovescio. E allora non andava tanto bene. Einstein e Fokker hanno scoperto che Nordstrom aveva descritto la gravità supponendo uno spazio curvo.
poi vediamo cosa vuol dire spazio curvo, però aveva alcuni difetti che non andava bene. La quarta teoria era di Mie, un tedesco, però anche quella non andava bene, perché supponeva che la massa inerziale e la massa gravitazionale fossero diverse a livello della precisione degli esperimenti, erano uguali, e quindi anche quella da scartare. E Einstein invece, questo qui è, l'aveva detto lui, la migliore idea della mia vita che mi è venuta a mente. L'ha sempre considerata così. Quando aveva scoperto nella relatività ristretta che la massa era uguale all'energia, difatti in particelle elementari si misura la massa in unità di energia, in MeV, GeV, eccetera. Nessuno ci fa più caso, si misura così, in energia. Se la gravità può deviare una massa, se la massa è uguale all'energia, allora la gravità può deviare un'energia. Si riferiva ai fotoni, si riferiva a un raggio di luce, che è energia senza massa, con massa uguale a zero. Questa è la migliore idea della sua vita, così dice. E allora, se la gravità è lo studio della curvatura dello spazio, di quello che succede, eccetera, allora riprendiamo il flusso delle idee. Studio dei sistemi di riferimento accelerati, allora porta allo studio della gravità, la gravità porta allo studio dello spazio, com'è fatto, se è storto, curvo, euclideo, non euclideo, insomma tutto dello spazio. Allora si studia com'è lo spazio, quello che si dice in termine tecnico, la metrica dello spazio, se vale il teorema di Pitagora oppure no. Per spazio, sempre spazio a quattro dimensioni, secondo la relatività ristretta, cioè lo spazio più tempo, ok? Spazio-tempo. Allora Einstein si è dato un programma molto preciso e estremamente difficile, perché non è quei quattro passaggi della relatività ristretta che, diciamo, difficoltà matematica non ne hanno. Qui cominciavano le difficoltà a essere per davvero difficili, proprio difficoltà difficili, ma per davvero. Data la geometria dello spazio, cioè come è fatto lo spazio, no? Individuare la linea d'universo dei corpi in prova. Come si fa a sapere com'è lo spazio? Si prendono dei corpi in prova, no? Come si fa a sapere com'è lo spazio qui? Si fa cadere qualcosa dei corpi di prova e si vede la traiettoria che fanno, quanto tempo ci mettono, eccetera, eccetera. No? Questi sono i corpi in prova per vedere com'è. Se per esempio un corpo cade così, naturalmente allora lo spazio è storto. Okay? E viceversa, data una distribuzione di materia, in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, da qualche parte, individuare la geometria dello spazio. Cioè, c'è qualcuno, Kip Thorne e et company, che dicono la materia dice allo spazio di come deve essere storto, non deve essere dritto, come si storce. La materia dice allo spazio come storcersi e lo spazio dice alla materia come muoversi. Ok? Questi due sono intrecciati, queste due cose, questi due concetti. E quindi uno tira l'altro. È un affare estremamente difficile, perché nessuno l'aveva mai fatto prima. A nessuno era mai venuto in mente di fare così. E è lì la testa di Einstein, che funzionava bene, abbastanza. Però Einstein non era un matematico. E allora cosa? Si è trovato in enorme difficoltà matematicamente. Perché per descrivere queste cose qui bisognava usare una matematica
non certo elementare. Una matematica che aveva, aveva cominciato a inventarla Gauss verso la fine della sua vita. Riemann, nella tesi di abilitazione all'università, aveva proseguito questi studi, ma Riemann se ne capiva. Allora aveva proseguito a studiare le superfici, come erano curve, come si curvavano, eccetera. Questa branca qui della matematica si chiama geometria differenziale. E la geometria differenziale a quell'epoca sembrava abbastanza inutile, cioè un affare abbastanza, non campata in aria, però estremamente teorica. Ok? E, difatti, Einstein si è rivolto a un suo amico matematico che si chiama Grassmann, Marcel Grassmann, per dirgli, gli aveva scritto, dice: sono disperato perché non riesco a cavare il ragno dal buco, eccetera, eccetera. E allora questo Grassmann, erano colleghi, insomma, si conoscevano da Zurigo, e allora questo Grassmann ha introdotto Einstein alla geometria differenziale, perché Grassmann lo sapeva, insomma, era un matematico, quindi non sapeva però la fisica a che cosa potesse servire. Einstein intuiva che gli serviva la geometria differenziale, se l'è fatta spiegare e poi ha proseguito. Il grande pregio di quei cervelli lì è che io non so una cosa di matematica. Cerca, me la faccio spiegare da uno, sì, dopo così, la do però per i cavoli miei e la do però con risultati ottimi, ok? È lì il cervello che funziona, la differenza tra uno e uno anormale come Einstein, perché... bene, qui volevo illustrare brevemente cosa vuol dire spazio curvo, eccetera. Spazio curvo vuol dire, siamo nello spazio a quattro dimensioni, no? X, Y, Z più il tempo, ok? È difficile vederlo, anche con la mente è difficile. Allora, io ho fatto dei disegnini, ho eliminato una dimensione, quindi lo spazio l'ho fatto diventare due, cioè una superficie, e il terzo asse l'ho fatto diventare il tempo, così si visualizza un po' meglio, cioè in questa qui, x, y, t, ok? Però questo qui è quello normale, dritto. E questo qui sarebbe quello storto. Io ho fatto solo una superficie storta, perché fare anche t storto non ero capace a disegnarlo. E quindi finché sono una superficie va bene, però poi se andiamo più nel difficile mi riusciva male. Però supponete che anche t sia curvo e avrete lo spazio tridimensionale curvo, analogo a quello quadrimensionale curvo. Visto che non sono capace a disegnare lo spazio quadrimensionale, e penso che siano pochi a essere capaci, io mi sono accontentato di fare questo, per spiegare un po' cosa vuol dire curvo. Non curvo su una sfera, curvo comunque. Okay. Queste curvature, queste affari qui, la studiate molto bene Riemann. Riemann tedesco, di Gottinga, eccetera, è sepolto qua in Italia, a Selasca, perché non stava tanto bene, come di salute, diceva un po' la salute cagionevole, e allora veniva spesso in Italia per, probabilmente oggi con una pastiglia gli passava tutto, però. Dunque. Ecco, nello spazio normale,
io l'ho ridotto di 1, eh? Quindi al posto di tridimensionale l'ho fatto diventare bidimensionale. Questa è quella traiettoria di una macchina, ok? Supponiamo. Che va da 0, 1, 2, eccetera. Traiettoria normale, che percorre una certa strada, eccetera. Questo qui è la linea d'universo, che è sempre la traiettoria, però è nello spazio-tempo. Allora Einstein doveva fare tutto, questi calcoletti, queste cose qui, nello spazio-tempo, non nello spazio normale. Tutto riferito allo spazio e al tempo, cioè uniti, come in relatività ristretta, spazio-tempo, tutt'uno. E quella marron, 0, 1, 2, quello che va in su è la linea d'universo. E la traiettoria, quella piatta, è la traiettoria normale che una macchina percorre, non so, una strada curva, eccetera. Quindi c'è una certa difficoltà sia nell'immaginare com'è, e sia nei conti matematici. Perché una cosa è trovare una traiettoria nello spazio e basta, così, semplicissimo. Una macchina oppure un aereo che vola, dove va? Semplicissimo. E un altro conto è trovare la linea d'universo, cioè la traiettoria, nello spazio più complicato. Mi sono spiegato? E Einstein doveva trattare solo con le linee d'universo. Quindi c'era la geometria differenziale che doveva impararla, e c'era anche queste difficoltà matematiche. Ok? Allora, la collaborazione tra Grossman, qui ci ho messo un po' di foto di gente importante, Grossman che ha collaborato con Einstein, gli ha spiegato geometria differenziale, poi insomma hanno fatto insieme un articolo diviso in due, la parte matematica di lui, la parte fisica di Einstein. È quello che proprio è nata lì, cioè un articolo che spiega, eccetera, la relatività generale. Le cose matematiche sono, vabbè, ve l'ho spiegato prima, che la geometria differenziale deriva da Riemann. In più bisognava fare tutti i conti. E tutti i conti non è che si fanno così semplicemente. Questa gente qui, italiana, Ricci e Levi Civita, sono due matematici che hanno inventato il calcolo tensoriale assoluto, proprio quello che serviva a Einstein per fare i cavoli suoi, cioè la geometria, relatività generale. All'inizio erano, per la comunità scientifica, erano delle cose un po' inutili, un po' troppo teoriche, troppo matematiche, campate un po' per l'aria, insomma. Però poi quando si sono accorti che serviva benissimo per relatività generale, allora si sono ricordati di questi due che hanno inventato quello che si chiama calcolo tensoriale assoluto, insieme a Christoffel e insieme a Luigi Bianchi, che anche lui c'è una relazione di Bianchi, insomma, quando si fanno i conti. E senza queste matematiche qua praticamente non si poteva fare proprio un accidente. Einstein ci ha messo 10 anni, dal 1905 al 2015, con alti e bassi, scoraggiamenti, incoraggiamenti, eccetera, eccetera, cose sbagliate, cose giuste. Ci ha messo 10 anni a imbastire la relatività generale. La relatività ristretta ci ha messo molto meno, perché era molto più semplice. Però la relatività generale ha un significato molto più profondo per quanto riguarda lo spazio, sempre spazio-tempo, intendo, mai separati quei due. Storicamente,
quando Einstein ha formulato la relatività generale, la gente non era tanto convinta, perché era una teoria talmente strana, talmente rivoluzionaria, che ha introdotto dei concetti talmente nuovi e un modo di vedere completamente diverso dal normale, che dicevano, ma è impossibile. In più, le verifiche sperimentali, dopo il 1915, non ce n'erano. Hanno cominciato solo la prima verifica sperimentale un po' nel 19. E c'erano tanti che ci avevano anche dei dubbi. E quindi fino al 1960, a quegli anni lì, la relatività generale era considerata più dal punto di vista matematico che dal punto di vista fisico. E quindi sì, ci badavano, d'accordo, era bella, una bellissima costruzione, forse la più bella teoria fisica che esista, però di matematica, dicevano. Dal 60 in poi, allora hanno cominciato a venire fuori l'elettronica veloce e tutta la tecnologia astronomica, eccetera, e allora si è ripreso a vedere la relatività generale come qualcosa di fisico. E adesso si vede la relatività generale come qualcosa di fisico. E si vede in questo modo, con le verifiche sperimentali che ci sono state. Allora, le prime, nella parentesi grafa, riguardano la forma, ok? La forma di qualcosa. Invece, le ultime due si riferiscono ai tempi. Qui i tempi, cioè le esperienze sono abbastanza recenti perché sono necessarie delle apparecchiature di elettronica molto veloci, ok? Vedremo. Allora, Einstein aveva previsto il moto del perielio di Mercurio. Andiamo per ordine. Che è questo? Allora, l'orbita di Mercurio non è fissa, ma il perielio ruota, ok? Secondo quel disegno lì. Ruota di un niente, di 574 secondi al secolo, secondi di arco al secolo. Storicamente cosa succede? Succede che si erano già accorti gli astronomi del moto del perielio, perché è abbastanza evidente, cioè abbastanza facile da misurare. Le Verrier ha detto, sì, d'accordo, il perielio ruota perché c'è un pianeta interno che perturba l'orbita di Mercurio. Allora andiamolo a cercare. L'avevano già battezzato Vulcano, ok? Pensando che dopo poco lo vedessero. Invece Vulcano non è mai stato visto. E quindi vuol dire che non c'è. Le Verrier ha fatto tutti i conti bene per benino, considerando l'influenza di tutti i pianeti in modo molto preciso, perché, per come, e come aveva fatto con Nettuno, no? E ha visto che no, non andava bene. Sì, ruotava, però non ruotava di quell'angolo lì. C'erano, mi sembra, una trentina di secondi di differenza, no? E con la relatività generale di Einstein si fanno i conti, eccetera. Questa è la parte più facile della relatività generale. Si fanno due conti, tac, e i conti quadrano in modo perfetto. Ora, tutti i pianeti fanno così, mica solo Mercurio, anche la Terra. Anche la Terra, però molto meno. Si erano accorti di Mercurio perché
ruota molto di più. Invece se leggete là, per la Terra, alfa il secondi per secolo sono 3,8. Pochissimi. Ok? È già difficile vedere i 40 dB per secolo di Mercurio. Con Icaro ruota un po' di più perché l'orbita è più ellittica. Ok? E si vede di più l'asse. Invece per la Terra è difficile localizzare bene l'asse maggiore, perché l'orbita è quasi sferica. Ok? Invece, per esempio, quella pulsar là, che le pulsar sono stelle molto massicce e gli effetti sono molto maggiori che nei pianeti, il moto del periastro è 4,22 gradi all'anno, quindi è molto di più, è molto più facile vederlo. Altro effetto che non si poteva vedere prima del 1960, perché implicava l'esistenza, cioè è venuto in aiuto, mi sembra, Mossbauer, un Nobel che adesso non so bene come sia, però Pound, Rebka e Mossbauer hanno misurato l'effetto Doppler gravitazionale, cioè la luce in un campo di gravitazionale, andare su o andare giù è diverso, cambia frequenza. L'ho rappresentato là col disegno, se va in giù acquista energia, quindi la frequenza aumenta, ok? La lunghezza d'onda diminuisce, l'ho fatto più ristretto. Se invece un raggio di luce va in su, perde energia e la frequenza aumenta. Ok? Cioè la lunghezza d'onda aumenta. Questo qui è dovuto al campo gravitazionale, perché la luce si comporta in modo diverso in un campo gravitazionale. Pound e Rebka hanno verificato con su un grattacielo, una torre, un qualcosa negli Stati Uniti, no, in Germania. E per un'altezza di 22 metri la differenza di frequenza della luce, che va da su o che va da giù, è di 2,46 per 10 alla meno 15, quindi dei numeri abbastanza piccolini e molto difficili da rilevare. Si rilevano molto meglio con per esempio, montando due orologi atomici, quelli belli, di precisione, su un aereo. L'aereo, anzi, lì l'hanno fatto su un missile che va, credo, a 10 km di altezza più o meno. E si verifica ancora meglio sulle nane bianche, perché il campo gravitazionale è molto più intenso che il nostro e quindi l'effetto è molto maggiore. Cose già fatte, già verificate, sono in perfetto accordo con la relatività generale. Altra verifica, questo, la deflessione della luce se passa vicino al Sole o una stella o un corpo massiccio. Non è che la stella attiri la luce, perché non ha massa, però c'è energia. Però la prima idea di Einstein era che attira anche l'energia. No, invece Einstein ha detto no, a rovescio, non esiste la forza che attira qualche cosa. Esiste lo spazio curvo per cui la luce percorre una traiettoria che è curva. Ok? La grande intuizione di Einstein, la grande rivoluzione nel pensiero, è che la forza non esiste. Il corpo non è che viene attratto. Deforma lo spazio, come avevo detto prima, la massa dice allo spazio come storcersi, lo spazio dice alla massa come si deve muovere.
Quindi la massa, lo spazio storto, dice alla massa di muoversi in modo storto. Lo spazio dritto dice alla massa di muoversi in modo dritto. Ok? Allora, il Sole dice alla massa, qualsiasi cosa, ai corpi di prova, come devono muoversi perché lui ha storto lo spazio. Ok? Allora, le masse di prova, i raggi di luce, eccetera, percorrono quello che Einstein ha introdotto nella relatività generale, è la linea geodetica, cioè percorrono non traiettorie dritte, percorrono traiettorie, cioè linee geodetiche si chiamano, che possono essere anche curve. Ok? Non so se mi sono spiegato bene o no. L'Icalac? E così il Sole storce lo spazio in modo che una cosa che gli passa qui vicino curvi e vada di là. Ok? E questa qui è la prima verifica astronomica che hanno fatto nel 1919. Eddington and Company sono partiti dall'Inghilterra, perché lui era lì, hanno organizzato due spedizioni, una in Africa e una contemporaneamente a Sobral in Brasile, mi sembra che sia, durante un'eclisse di sole, semplicemente perché? Perché le stelle si vedono vicino al bordo solare durante l'eclisse, che se no c'è la luce del sole e non si riescono a vedere. In più, un vantaggio che in quell'epoca lì, a maggio del 1919, il Sole era eclissato e le stelle vicino al Sole erano le Iadi, e quindi ce n'erano parecchie, perché c'è anche luminosità durante un'eclisse, se sono vicino al Sole, e quindi bisognerebbe scegliere delle stelle luminose. Le Iadi è un gruppetto di stelle abbastanza luminose che andava estremamente bene per fare quelle misure. Esperienze di questo tipo sono riassunte in questa tabella. Non è l'unica, quella di Eddington, è stata la prima. Se volete ve le spiego, però... a Sobrale e a Principe erano due spedizioni diverse, però comandate sempre da Eddington. Il primo a Sobrale hanno fotografato bene 7 stelle vicino al bordo solare e si notava già che erano spostate rispetto alle originali. Loro avevano le fotografie della stessa zona di cielo senza il sole, e poi si misura in laboratorio, si misura benissimo com'è. E a Principe invece un po' meno, in Africa, per le condizioni atmosferiche che non erano tanto buone. Vedete, uno è 91, uno è 61, più o meno. Il più o meno vuol dire l'errore che si è compiuto nel fare quella misura. Poi vabbè, nel 22 ne hanno fatte altre, per esempio 11 e 14 è un buon numero di stelle vicino al bordo solare, quindi avevano un buon peso, ecco. E i valori sono 1,77, 1,42, 1,72, più o meno, insomma, 1,42 molto incerti, perché poteva variare tra 1,42 e 2,16. Naturalmente in queste misure c'è sempre degli errori abbastanza rilevanti. Altro effetto previsto nel 1936, sempre da Einstein, era l'effetto di lenti gravitazionali. Aveva previsto che un qualche cosa di massiccio poteva deviare proprio come una lente in quel modo lì,
e l'hanno verificato per un quasar. Le prime volte avevano fotografato, vedevano due quasar, va bene, due quasar abbastanza vicini, vabbè, due quasar. Fanno le misure, vedono che questi quasar hanno le stesse righe uno con l'altro, la stessa luminosità, sembravano gemelli. Detto, come mai due quasar perfettamente uguali? E poi otticamente hanno esposto molto le pellicole, eccetera, eccetera, e hanno visto che tra l'osservatore, fra noi e quei quasar lì, c'era una galassia che si vedeva male. E allora in realtà quei quasar non erano due, ma era uno, per quello che avevano tutto uguale, righe, spettro, tutto uguale. E beh, una volta scoperto il trucco, poi ne hanno trovato altre centinaia, che altre centinaia di quasar con questo effetto, no? Queste qui appartengono alle prove sul tempo. Okay, quelle erano della forma dei raggi luminosi, eccetera, eccetera. Queste invece sono sul tempo. La relatività ristretta dice che più la velocità è elevata, più il tempo rallenta. Okay? La relatività generale dice che più il campo gravitazionale è elevato, più il tempo rallenta. Ok? Bene. Andiamo a verificare. Si è potuto verificare se con gli orologi atomici e l'elettronica veloce, perché prima non erano in grado di apprezzare i 47 miliardesimi di secondo. Ok? Quindi hanno montati uno a terra e uno su un aereo, ha fatto un volo, eccetera, eccetera, e hanno visto che quello dell'aereo era avanti di 47 miliardesimi di secondo. Però gli effetti sono due. Uno dovuto al potenziale gravitazionale più debole, perché è su in quota, molto alto. E uno dovuto alla velocità dell'aereo. Nonostante che l'aereo vada pianissimo in confronto delle velocità relativistiche, con gli orologi e l'elettronica veloce di quasi adesso, si possono leggere quegli intervalli di tempo minimi. Allora, 53 dovuto al potenziale gravitazionale più debole e 6 dovuto alla velocità. Totale, 53 meno 6 fa 47, che è perfetto. Altra verifica di riguardo al tempo è che dunque, per misurare la distanza e la posizione di un pianeta si è sempre adoperato, da quando l'hanno inventato, gli echiradar. E, però non avevano ancora qualcosa per misurare i tempi, okay? Così preciso. Si manda un segnale radar. Supponiamo Mercurio, come mai fa il Sole quadrato? Ah, perché si è allargato lo schermo. Non l'ho fatto quadrato, l'ho fatto sferico, è il Sole, quindi. E, si manda un segnale radar, picchia su Mercurio e ritorna indietro, okay? Circa così. Questa misura è una delle misure più difficili, perché più delicate. Perché bisogna misurare il ritardo che c'è tra l'andata e il ritorno, come se non ci fosse il Sole, ok? Se non ci fosse il Sole, dritto, va avanti e indietro, si riflette su Mercurio e ritorna indietro. Mi direte, come si fa a fare? Ci sono dei conti da fare. Sono abbastanza complicati. E si misurano i tempi, eccetera, però non è così semplice. Si leggono i tempi, si scrivono su un foglio e si fa la differenza, no. Sperimentalmente è molto difficile, perché tanto Mercurio non è uno specchio,
e quindi si riflette non come in uno specchio. Quindi bisogna conoscere esattamente la posizione di Mercurio. E insomma, a un certo punto, con i mani sforzi si fa, si chiama ritardo di Shapiro, che l'ha scoperto lui, ha fatto lui le esperienze su questo ritardo. Il ritardo del segnale radar che va dalla Terra a Mercurio e dal Mercurio alla Terra. Perché è deviato leggermente dal campo gravitazionale del Sole. Però anche la velocità della luce dipende dal campo gravitazionale. Quindi la velocità della luce è c, d'accordo, nel vuoto però. Cambia leggermente se passa in un campo gravitazionale e quindi c'è un certo ritardo. Sempre questo si può fare con l'elettronica veloce di adesso, perché sennò nel 1920 o 30 era impensabile. Altre verifiche sperimentali sono queste, quelle dovute alle pulsar binarie. Ci sono alcuni che le studiano, eccetera, per esempio in Sardegna e poi anche in Australia. Per esempio queste due pulsar PSR 19, 13 e 16 sono messe più o meno così e essendo stelle molto massicce, grande massa e piccole, gli effetti dalla relatività generale sono maggiori che qui da noi. Allora, questo qui è nelle pulsar binarie, ecco, vabbè, pulsar binarie, per la prima volta è stata usata la relatività generale per due cose, come verifica della teoria e per calcolare l'orbita e i parametri di queste due stelle, o una stella binaria o delle due. Determinando con precisione le orbite, il moto della compagna, o meglio, il moto di tutte e due, perché tutte e due ruotano attorno al comune baricentro. Non è che una è ferma e l'altra ci ruota in giro. Tutte e due ruotano attorno al baricentro. Se si determina bene, con la massima precisione, il moto di questi due astri, si dovrebbe vedere un effetto strano, cioè la relatività generale contempla l'idea che ci possano essere delle onde gravitazionali come come nell'elettromagnetismo ci sono le onde elettromagnetiche che sono generate dall'accelerazione di cariche elettriche. Così nella relatività generale ci possono essere onde gravitazionali generate dall'accelerazione delle masse. In teoria non fa una piega, solo che gli effetti sono piccolissimi, perché, come dicevo prima, la gravità è la forza più debole che c'è. E quindi è estremamente difficile vedere questi effetti. Però nelle binarie, nelle pulsar binarie, che sono grandi masse, piccole, un grande campo gravitazionale, queste masse molto accelerate, si suppone che emettano onde gravitazionali. Ora, misurando di quella PSR 19, 13 più 16, misurando bene la posizione delle due stelle, eccetera, si dovrebbe vedere, se ci sono le onde gravitazionali, un restringimento dell'orbita. Ok? Però questo restringimento dell'orbita fa un po' ridere, perché
è di qualche millimetro al secolo. Come facciamo a misurare il millimetro al secolo? Sono misure impossibili. Di modo, a distanza di anni, il periastro ha un moto diverso rispetto, per esempio, a quello di Mercurio. Ok? E questo si riuscirebbe a rivelare. E infatti si è riusciti a rivelare, e lì in basso sulla scissa ci sono gli anni. Ok? E in alto, forse in unità arbitrarie, c'è di quanto si muoverebbe il periastro se non ci fosse niente. Ok? Insomma, secondo la teoria della relatività generale, dovrebbe essere, potersi disegnare quella curva nera. Ok? I punti sperimentali misurati dal 1974 all'82 sono quelli lì, che coincidono benissimo con la previsione teorica. Ok? Questa non è una prova diretta, è una prova indiretta dell'esistenza delle onde gravitazionali. E come rivelatori delle onde gravitazionali ha cominciato Weber negli anni 60, con questo qui è un cilindro di alluminio isolato benissimo da tutte le vibrazioni esterne, eccetera, eccetera. Queste cose qua, questi qui, sono cristalli piezoelettrici che dovrebbero rivelare ogni minimo cambiamento di questo cilindro di alluminio. Cambiamento di centesimi di diametro di un protone, proprio cose infinitesime. I primi, è stato un precursore questo, il Weber. In realtà adesso tendono a fare dei rivelatori interferometrici che sono molto più sensibili, di cui Virgo Lisa sono, mi sembra, uno a Pisa o lì nei pressi, e questo qui Lisa dovrebbe essere nello spazio, però non so se l'hanno mandato o se non lo manderanno, chi lo sa. Magari l'hanno rimandato per questione di soldi. Boh. Di modo che queste hanno sensibilità molto maggiore. E le onde gravitazionali potrebbero essere rappresentate da questa increspatura qua. Increspatura proprio dello spazio, non di qualcosa che c'è. Perché lo spazio è inteso non come un contenitore di oggetti, è proprio lui stesso. Ok? E per finire, dove ci conduce Einstein? Ci conduce a studiare l'universo in tutta la sua struttura, vicino, distante, dappertutto. No? Ci conduce a studiare lo spazio, se è curvo oppure no, se è storto oppure dritto. E alla fine, visto che aveva imbastito la relatività generale, quella ristretta era già abbastanza verificata, voleva unire, come ogni buon fisico vuole unire, come Maxwell voleva unire i due argomenti, le interazioni elettromagnetiche e la gravità. A quell'epoca non si sapeva niente delle interazioni delle altre due forze esistenti in natura, quindi non poteva ancora nominarle. Però la sua intenzione era riunire gravità e elettromagnetismo. Ci ha studiato fino alla fine della sua vita, però non ha cavato ragno dal buco, come anche oggi unire la gravità con le altre forze, per adesso non cavano ragno dal buco. Se in futuro certamente qualcosa succederà, bisogna poi magari forse avere qualche idea completamente nuova, come ha avuto Einstein con la relatività generale, che ha introdotto dei concetti tutti nuovi, nuovissimi. Però bisogna che eventualmente qualche teoria nuova
comprenda, sempre quelle vecchie, che ogni volta che uno fa una teoria nuova deve comprendere quella vecchia, più deve spiegare altri fenomeni. È come tutte le teorie che si rispettino, le teorie fisiche che si rispettano, spiegano tanti fenomeni, una teoria fisica nuova, però, cioè risponde a tanti interrogativi, però ne pone anche degli altri. E quindi questi qui, per esempio, Einstein, l'ultimo interrogativo che si è posto è come si fa a riunire relatività generale e elettromagnetismo. L'ideale sarebbe riunire tutte e quattro. Tre ce l'hanno fatta. La quarta è un po' più difficile. Però può darsi che poi in futuro qualcuno ce la farà sicuro, penso. E con ciò avrei finito.